quando faccio video non abbiamo parlato molto spesso dei miei gusti musicali. Sì, ogni tanto ho accennato qualcosa, però raramente ho fatto un video dedicato. L'ho fatto per esempio nel caso dei miei 10 chitarristi preferiti. Ma oggi vi voglio parlare di quelle che sono le mie 10 canzoni preferite. Chiaramente non ci limitiamo a parlare del mio gusto personale, ma le analizziamo, cerchiamo di capire perché sono speciali almeno per me e perché le ritengo geniali. È inutile dire che scegliere le 10 canzoni che ci piacciono di più, fare una lista, è un esercizio difficilissimo. Infatti vi invito, vi sfido a fare la stessa cosa, a scrivermi le vostre 10 preferite nei commenti qui sotto, e soprattutto se rifacessi la lista tra 10 minuti probabilmente direi tutt'altre canzoni. Però insomma, queste 10 sono davvero tra le mie preferite e devo anche dire che per ogni singolo artista è stato difficile scegliere la canzone, perché sono tutti artisti che mi piacciono da morire e quindi ci sono svariate canzoni per ogni artista, però mi sono posto di scegliere al massimo una canzone per ciascun artista. Bene, direi che siamo quasi pronti per cominciare. Le canzoni sono in nessun ordine particolare, sono in ordine casuale, tranne l'ultima. L'ultima è quella che quando mi chiedono dinne una, la tua canzone preferita definitiva, normalmente cito questa. Quindi restate sintonizzati fino alla fine. Plettate un bel like se vi sarà piaciuto questo video e vi ricordo che vi lascio come quasi sempre la tab spartito delle parti principali che vediamo in questo video cliccando sul link qui in alto o in descrizione del video qui sotto. Ma ora finalmente cominciamo. Beh, partiamo con uno dei miei artisti preferitissimi, ha mille soprannomi, il Duca Bianco, Ziggy Stardust, insomma avete capito che si tratta di David Bowie, e essendo davvero uno di quelli che amo di più, è stato difficilissimo isolare una canzone, ce ne sono veramente tante che adoro, lui ha poi avuto una carriera lunghissima, ma se proprio devo tirarne fuori una sarebbe un pezzo veramente leggendario, ovvero Life on Mars. It's a cover for small affair. To the girl with the mousy hair, and the mommy is yelling no, but her daddy has told her to go, and her friends is nowhere to be seen. Now she walks through the sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. La canzone compare su Hunky Dory del 1973, disco appunto leggendario di David Bowie. Per darvi l'idea dell'importanza di questo brano, per il Daily Telegraph è la canzone più bella di sempre. Io in un certo senso posso anche essere d'accordo. Per Bowie è un po' un tributo al brano My Way. La progressione di accordi è sostanzialmente la stessa, quindi io l'ho suonata in Mi maggiore, anche se credo che l'originale sia in Fa maggiore, e se ragioniamo sulla sequenza armonica. È esattamente la stessa sequenza di My Way, infatti è un chiaro tributo a Frank Sinatra. Beh, la genialità del brano, oltre che appunto per la struttura armonica, sta anche nell'arrangiamento totalmente barocco in un certo senso, soluzioni che poi avrebbero ripreso in tantissime, anche i Queen ad esempio, poi nella bellezza della composizione stessa, ma anche nell'interpretazione vocale di David Bowie, che è veramente sensazionale. Secondo brano, Radiohead, e anche loro non potevano mancare, sono veramente tra i miei gruppi preferiti di sempre, hanno anche loro una vagonata di canzoni bellissime. Ho voluto scegliere forse la loro canzone più famosa, più rappresentativa, almeno di un certo periodo della loro carriera, che è Paranoid Android.
è un pezzo che quando è uscito ha cambiato veramente tutto dello scenario contemporaneo musicale, perché era già una fase in cui i singoli dovevano essere corti, radiofonici, e questi se ne sono usciti con una canzone che durava 6 minuti e mezzo, di chiara ispirazione prog anni 70, ma in una salsa tutta nuova. Il brano è veramente ricchissimo di spunti originali, anche soltanto tutte le parti di chitarra, come l'arpeggio iniziale o il riff successivo, o ancora la parte più lenta e dilatata che arriva successivamente, per non parlare degli assoli di chitarra di Johnny Greenwood. Bene, tutti questi elementi insieme, assieme chiaramente al testo, al cantato di Thom Yorke, alla sua incredibile voce, rendono questo brano un instant classic. Quindi quando questa canzone esce è un pezzo nuovo, ma diventa immediatamente un classico da mettere a fianco agli altri grandi classici della storia del rock. Beh, parlando di classici della storia del rock, di band, artisti classici, non potevano mancare nella mia lista i Pink Floyd, che come sapete sono tra i miei artisti preferiti. Anche qui era veramente difficile scegliere un brano, hanno avuto una carriera lunghissima, però alla fine tra tutti, se devo tirarne fuori una, scelgo sicuramente Shine On You Chris Diamond. Remember when you were young, you shone like the sun. Che davvero credo non abbia bisogno di presentazione, almeno per la community che segue questo canale. C'è la fantastica introduzione dilatata con le tastiere di Rick Wright, la chitarra di David Gilmour, c'è il songwriting, la voce di Roger Waters, tutte le parti strumentali, ma soprattutto c'è il tributo al grande collega amico Syd Barrett, con il fantastico e incredibile episodio di Syd Barrett che nel 1975, magari alcuni di voi lo sapranno, si presenta in studio proprio mentre i Pink Floyd stanno registrando Wish You Were Here, che è l'album da cui è tratto questo brano, e loro stentano a riconoscerlo, e Shine On You Chris Diamond, guarda caso, era proprio dedicata a lui. Syd Barrett è il pazzo diamante di cui parla la canzone. Per quanto mi riguarda, è una delle primissime canzoni che mi ha fatto innamorare della musica e della chitarra, quando me l'ascoltavo su vinile con mio fratello da bambino, quindi davvero non poteva mancare in questa lista. Ma in una lista come questa non può mancare anche la musica italiana. In effetti tra i miei più grandi amori c'è Lucio Battisti, chi mi segue più spesso lo sa, e anche lì ci sono decine di canzoni tra cui scegliere ed è difficilissimo. Se proprio ne devo scegliere una, credo che prenderei il brano Io Vivrò Senza Te. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come io vivrò. Beh, Io vivrò senza te rappresenta perfettamente il genio compositivo, la sintesi che raggiungono la coppia Battisti-Mogol, perché io credo che tra tutti i brani che parlano di amori che finiscono, insomma un'esperienza che è capitata a tutti noi, questo sia quello che descrive, uno di quelli che descrive meglio lo struggimento, insomma anche la sofferenza di una situazione del genere, e questo proprio grazie al connubio tra la musica di Lucio e le parole di Mogol. Assolutamente sensazionale, e sicuramente la versione che preferisco è quella di Lucio Battisti, l'hanno fatta poi dopo anche tanti altri, i Rox, ma vi do un consiglio: ascoltatevi la versione di Mina alla bussola, si trova su YouTube, perché è una performance pazzesca. Io ogni tanto a intervalli regolari torno ad ascoltarmela, quindi fatevi del bene, andatevi a sentire questa versione. Altro artista che non poteva mancare sono i Led Zeppelin, come sapete sono tra i miei artisti preferiti, li adoro, e anche qui sono veramente tantissime le canzoni, il livello compositivo è altissimo. Dovendo scegliere un brano, ho scelto Baby I'm Gonna Leave You. Quindi insomma un brano
celeberrimo, leggendario, ma perché scegliere proprio questo? Che cos'ha di geniale? Allora, i Led Zeppelin sono dei noti furbacchioni. Jimmy Page è il ladro più famoso della storia della musica, perché ha saccheggiato veramente la tradizione della musica folk e della musica blues delle origini. La stessa cosa vale per questo brano, perché è un traditional fondamentalmente, quindi non sono gli autori Led Zeppelin, però la loro rielaborazione, questo è ciò che li rende grandi, è qualcosa di sensazionale, perché ci sono le influenze folk. Baby, when the summer comes around. Ma il pezzo viene poi trasformato, grazie anche a quel martello degli dei che è John Bonham, in un pezzo hard rock poderoso. Quindi sono queste due anime, che poi è lo stesso espediente che c'è anche in Stairway to Heaven, no? La ballata che diventa poi dopo pezzo rock, ecco, lo rende un qualcosa, unitamente chiaramente alla performance vocale di Robert Plant, lo rende qualcosa di assolutamente memorabile. È un altro gruppo che ha fatto parte tantissimo della mia formazione musicale, sono i Jethro Tull. Anche qui ci sarebbero tantissime canzoni tra cui scegliere, ne ho scelta una in particolare per la sua bellezza e per la sua unicità, ed è My God. Canzone tratta dall'album Aqualung, forse il loro album più famoso, e secondo me mette bene in evidenza come sui Jethro Tull ci sia un po' un'incomprensione. Spesso vengono catalogati, etichettati come un gruppo prog, ma secondo me questa è un'etichetta limitante, perché se prendiamo ad esempio questa My God, non è affatto un pezzo prog, e anche lo stesso album Aqualung, che è il loro più famoso, non si può considerare un album prettamente prog. Le influenze sono tantissime, sono più che altro folk della tradizione e sì, rock sicuramente. Dal punto di vista del testo è un classico brano che mette in luce lo spirito anticlericale di Ian Anderson, e non è l'unica canzone in cui questo succede. Infatti nel brano critica aspramente la chiesa inglese, arriva addirittura a dire The Bloody Church of England, la maledetta chiesa inglese, e se ci pensiamo, anche riportandolo ai tempi in cui il disco è uscito, sono parole incredibilmente forti, che hanno sicuramente avuto un eco molto potente a suo tempo. E quindi anche la parte strumentale bellissima che c'è in mezzo, con il flauto di Ian Anderson e la band che suona di concerto, rendono molto bene appunto questo peso della sacralità da un lato e dello spirito dissacrante appunto di Ian Anderson dall'altro. Bene, tutto quello che ho citato in precedenza era principalmente anni 60, anni 70, tranne forse i Radiohead, però ci sono anche cose un pochino più recenti che ho amato e che tuttora amo, e anche italiane, quindi non posso non citare gli After Hours, che per me sono un gruppo fondamentale, e anche qui tantissime canzoni. Secondo me Manuel Agnelli è veramente un songwriter fantastico, quindi la canzone che cito in questo caso è Quello che non c'è. Davanti a sé, a quello che non c'è. Arriva l'alba, oh. Beh, io essendo un fan di lunghissima data degli After Hours, quando ho visto che Manuel Agnelli andava a X Factor qualche anno fa, chiaramente ho storto il naso in un primo momento. Ma so che so camminare alto sull'acqua e quello che non c'è. In realtà io mi auguro che questa sia l'occasione magari per tante persone che non conoscevano il lavoro di Manuel Agnelli dal punto di vista compositivo e anche dal punto di vista canoro. Io credo che Manuel sia davvero uno dei migliori cantanti che abbiamo in Italia, è veramente pazzesco, l'ho visto dal vivo tantissime volte. Mi auguro che possano scoprire parte della vastissima discografia. Questa
Quello che non c'è, questa canzone tratta dall'omonimo album, potrebbe essere un punto di partenza per avvicinarsi alla loro discografia, ma anche i classici come Hai paura del buio, ad esempio, sono dei dischi veramente, veramente notevoli. Ecco, quasi tutte le cose che ho citato fino adesso sono amate dalla maggior parte delle persone, sono condivise anche e soprattutto dalla community che mi segue qua su YouTube, mentre gli Smiths sono un gruppo molto mio, ma so che non sono per tutti, quindi non tutti li amano, soprattutto non tutti li conoscono. Però ecco, ci tenevo a prendermi questo piccolo spazio per parlare anche di loro, perché insomma sono davvero importanti per me. La mia canzone preferita loro è There Is A Light That Never Goes Out. Io amo gli Smiths per svariati motivi, li amo per le chitarre di Johnny Marr, che secondo me è uno dei migliori chitarristi al mondo, li amo per la voce, la vocalità di Morrissey, li amo per la bellezza delle loro melodie e arrangiamenti, ma anche per i testi, e di questa canzone la cosa che si fa più notare è sicuramente il testo. By your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Testo facile, non è un testo leggero, parla di qualcosa di molto delicato da trattare assolutamente con le pinze, perché parla di fatto di farla finita, per usare un eufemismo. Infatti il ritornello, se non prestiamo troppa attenzione alle parole, potrebbe apparire come qualcosa di quasi allegro e scanzonato, no? Ma in realtà che cosa dice? Dice if a double decker bus crashes into us, quindi se un pullman double decker, quelli doppi rossi che ci sono a Londra, si schianta contro di noi, ecco che finire insieme a te per me è un onore. E chiaramente questa canzone ha scatenato delle polemiche pazzesche quando è uscita a suo tempo. Devo dire che per me però ha una sorta di effetto paradossale. Io da sempre ascolto questo brano nei momenti peggiori, in cui mi sento più giù, e questo brano ha l'effetto di risollevarmi, perché rappresenta talmente tanto il fatto di toccare il fondo, di non poter andare più giù di così, che mi dà lo slancio poi per risalire. Quindi così, provate ad ascoltarla magari anche con questo tipo di ottica. Anche i brani più tristi e depressivi talvolta possono funzionare invece come strumento di rilancio. Un'altra delle mie band preferite sono sicuramente i Doors. Tante canzoni anche qui bellissime, ero veramente indeciso per esempio anche con Spanish Caravan, che io adoro, The Crystal Ship, ce ne sono veramente tante, ma alla fine scelgo Love Me Two Times. Quando penso ai Doors penso subito all'idea di perfezione. I Doors arrivano nel 1967 col loro primo disco, che è già subito perfetto, non c'è traccia di immaturità. Perfetto dal punto di vista dell'alchimia tra i membri della band, perfetto dal punto di vista della produzione. Se ascoltiamo il disco è incredibile come è prodotto, e perfetto non ultimo anche dal punto di vista vocale, perché Jim Morrison, io non ho problemi a dirlo, io credo che sia stata la più grande voce nella storia del rock. E questa Love Me Two Times, oltre ad essere un pezzo bellissimo che mescola elementi traditional, elementi quasi country folk, elementi più blues come il bellissimo riff iniziale, che è tipicamente rhythm and blues, presenta una performance vocale di Jim Morrison assolutamente perfetta, e per rendersene conto basta ascoltare il bellissimo climax finale vocale, che è qualcosa secondo me di impareggiabile. Prima di procedere all'ultimo brano, che è quello appunto che forse rappresenta davvero il mio preferito in assoluto, ti ricordo che puoi studiare e imparare la chitarra con me attraverso i miei corsi online. Ce ne sono di tutti i tipi, per principianti, per livelli intermedi, avanzati, sull'improvvisazione, sul
blues. Ma se ti piace, diciamo, l'analisi delle canzoni, riuscire a suonare canzoni anche in acustico e in maniera più sofisticata e capendo quello che stai suonando, il corso più adatto è probabilmente acustico intermedio, che a dispetto del nome può anche in realtà essere seguito benissimo con una chitarra elettrica. Ad ogni modo ti lascio il link sempre qui in alto e cliccando nella descrizione del video qui sotto per scoprire tutti i miei corsi online. Ma andiamo ora finalmente a scoprire qual è la mia canzone preferita definitiva. Beh, non è un caso che in questa posizione ci sia un brano dei Beatles. Io, insomma, è abbastanza notorio, sono beatlesiano fino all'osso. Credo che siano stati davvero, che tuttora rappresentino forse il momento più alto a livello di popular music, e le canzoni da parte loro sono veramente tantissime. Qualcuno ha detto ci vogliono altri sei gruppi, le discografie di altri sei gruppi per fare una discografia dei Beatles, e forse è vero. Quindi scegliere una loro canzone, una sola, è impossibile, ma se proprio devo dirlo e se proprio mi chiedono: Claudio, qual è la tua canzone preferita? Io dico Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed. Beh, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, lato A, lato B, pubblicato nel 67, se non mi ricordo male, come singolo, è considerato dalla critica il più grande singolo di tutti i tempi. E c'è un perché: la canzone è assolutamente geniale, è la lennonata definitiva, infatti è una canzone di John. È una canzone assolutamente avveniristica per i tempi. Ascoltandola oggi, dal nostro punto di vista, potrebbe suonare come qualcosa di vintage, ma quando le persone ascoltavano per la prima volta la canzone, a suo tempo la percepivano come qualcosa di veramente innovativo, con tutti questi suoni che non si capiva da dove arrivassero, sovrincisioni, l'uso del mellotron per fare gli archi finti, tra virgolette, no? Quindi i primi esperimenti anche con delle sorte di sintetizzatori. I Beatles erano un gruppo veramente proiettato avanti anni luce, e le altre band, quando ascoltarono per la prima volta queste produzioni, rimasero scioccate, e iniziò poi dopo la corsa per cercare di rimanere al passo. Beh, anche la progressione armonica è veramente stupenda, già dal secondo accordo stupisce, no? Let me take you down, 'cause I'm going to... Questo mi minore già suona particolare, poi il diminuito, Strawberry Fields, nothing is real, questo accordo diminuito, e poi la chiusura, nothing to get hung about, con questo fa diesis maggiore abbastanza sorprendente, e poi tutta la cascata di accordi, veramente meravigliosa, quindi un capolavoro a 360 gradi. Bene, avete scoperto quindi quali sono le mie 10 canzoni preferite, oppure 10 tra le mie canzoni preferite. Davvero scrivetemi quali sono le vostre nei commenti qui sotto, ci tengo a leggere quali sono le vostre, perché le 10 canzoni preferite di una persona rappresentano in qualche modo anche la personalità, la storia della vita delle persone, quindi è sicuramente qualcosa di interessante. Fatemi anche sapere se volete vedere e sentire altre storie, altri video vlog come questi in cui raccontiamo, e in particolare che cosa, scrivetemelo nei commenti qui sotto, e noi ci vediamo prossimamente con altri video che torneranno ad essere probabilmente più didattici. Come sapete, alterniamo sempre, quindi buona chitarra, buona musica, e a presto, ciao! Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui e scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!